Oggi siamo qua proprio per provare a fare arrivare un po' d'attenzione su questo tema, perché la questione delle aggressioni è sempre più pesante, sempre più frequente e non è possibile che gli operatori sanitari siano costretti in queste condizioni. Poi noi diciamo anche che non è neanche giusto che i pazienti stiano in queste condizioni, con pronto soccorso sovraffollati, con l'incapacità di dare una risposta in breve tempo, ma anche di dare una risposta vera ai bisogni di cura che i pazienti hanno quando arrivano qua dentro. E quindi c'è bisogno sicuramente di più personale, ma c'è bisogno anche di far decollare finalmente la medicina territoriale, perché non c'è nessun filtro tra le persone che hanno bisogno e la possibilità di curarsi se non nel pronto soccorso. È l'unico punto di accesso ormai. E poi ci sono anche questioni che noi abbiamo più volte sottolineato nelle varie aziende, nelle varie strutture ospedaliere, anche di organizzazione del lavoro, che serve per dare risposte sia agli operatori ma soprattutto per dare ai pazienti. La sanità in Campania non funziona e i pronto soccorso sono proprio il punto evidente di questo malfunzionamento. Sì, la situazione è drammatica, in particolare qui stiamo registrando un tasso di aggressioni molto alto e qui noi lanciamo un appello a tutti, alle istituzioni, ma anche alle cittadine e ai cittadini, a considerare i professionisti sanitari come dei loro alleati, non come dei loro nemici. Se ci sono delle disfunzioni, se i servizi a volte ritardano, se ci sono problemi, questo dipende dal fatto che manca il personale e che il personale che c'è è costretto a lavorare con carichi di lavoro e con turni massacranti. Quindi prima cosa, consideriamo chi ha un camice, chi si mette a nostra disposizione per curare la nostra salute e quella dei nostri cari, un nostro alleato. Seconda cosa, c'è bisogno di un piano straordinario di assunzioni, perché la sanità nel nostro paese si sta avviando verso un processo di privatizzazione strisciante che favorirà solo i più ricchi, e questo si fa come si sta facendo in questo momento, non assumendo il personale necessario. Abbiamo situazioni di sottorganico paurose in tutta Italia, la Campania non fa eccezione, c'è bisogno di investire sulla sanità, che tutti a partire dal governo mettano le risorse necessarie, poi bisogna sbloccare le assunzioni per garantire anche ai pronto soccorso di Napoli e della regione Campania di poter avere il personale adeguato, formato, messo in condizione di lavorare in sicurezza e di dare delle risposte che le cittadine e i cittadini hanno diritto di avere, perché il diritto alla salute è costituzionalmente garantito dall'articolo 32.